Corso Vittorio Emanuele, da qualche minuto è tornato il doppio senso dopo alcuni anni, vice sindaco Blasioli, una notizia accolta positivamente dai commercianti. Io credo che si fa questa cosa per riportare Pescara nella modernità, e la modernità significa disciplinare il traffico e la mobilità di una città con dei piani, con una programmazione complessiva che non tenga conto dell'inquinamento su una strada, perché l'inquinamento non ha limiti topografici legati al nome di una strada. Questo lo voglio spiegare perché in una città che come Pescara è longitudinale, chiudere Corso Vittorio Emanuele, cioè la vecchia nazionale, sostanzialmente significa far morire una città e significa gravare di traffico le vie parallele a Corso Vittorio Emanuele. Voglio dire che da oggi, se questa strada avrà qualche macchina in più di passaggio, considerato che non saranno sicuramente le macchine che ci passavano una volta, via Ferrari respirerà forse un po' di più, via Regina Margherita respirerà un po' di più e la Riviera, l'altra longitudinale di Pescara, forse respirerà un po' di più. Stava nei programmi di mandato del sindaco la riapertura di Corso Vittorio Emanuele. Noi siamo andati avanti per un periodo con un'apertura solamente verso un senso, ma insomma, non ha prodotto i risultati che noi ci aspettavamo. Faremo molta attenzione sul fatto che non ci siano parcheggi in doppia fila. Certo, il cittadino dovrà capire che questa è veramente una zona di viabilità e non è una zona di parcheggio. È una cosa positiva, io ho visto da parte non solo delle categorie produttive e dei commercianti, ma anche dei cittadini in generale, un consenso abbastanza importante su questo tipo di iniziativa assunta dall'amministrazione.